Mercoledì prossimo, 5 dicembre, i metalmeccanici della Toscana incroceranno le braccia. Lo sciopero, proclamato dalla Fiamme CGIL, nasce per protestare contro l'accordo sul contratto nazionale di lavoro che FIM e UIM, le altre sigle delle tute blu, tra venerdì e sabato prossimo potrebbero firmare con Federmeccanica, l'associazione padronale. Noi rivendichiamo il diritto ad avere un contratto nazionale vero, universale, che rappresenti la solidarietà fra i lavoratori e la prospettiva di crescere in termini solidaristici. Pensano in qualche modo di distruggere tutto quello che è stato costruito in 40 anni con un falso contratto nazionale di lavoro che noi contestiamo e contesteremo in tutti i modi. Il settore metalmeccanico, che conta 26.000 iscritti alla Fiomi in Toscana, è interessato da varie crisi. In conferenza stampa è emerso che 2 lavoratori su 5 stanno vivendo grazie agli ammortizzatori sociali. Tra le principali aziende in difficoltà, la Lucchini di Piombino, parte del gruppo Finmeccanica, la Ansaldo Breda di Pistoia. In questo ambito si avanza il corporativismo e si abbassa i diritti e si abbassa le condizioni salariali, non a caso. In termini di potere d'acquisto siamo arrivati a tornare al 99. Abbiamo perso 13 anni. Qui non c'è prospettiva di certezza e in questo ambito i lavoratori sono consapevoli delle difficoltà, ma come hanno dimostrato in Fiat, anche in Toscana e in tutta Italia dimostreranno che la dignità non ha prezzo. A Firenze la Fiom ha organizzato una manifestazione a cui sono attesi oltre 7.000 lavoratori. Il 6 dicembre la protesta continua nelle altre regioni d'Italia.